Questa zona è molto legata a Sant'Antonio, perché ecco, Sant'Antonio ha anche un certo legame con il mare. Loro, i pescatori dall'antichità, si riferivano sempre a Sant'Antonio che li proteggeva, oltre al nostro santo patrono, San Giovan Giuseppe. Tant'è vero c'è il responsorio, no? Che canta proprio così: Cedut mare vincola. Ecco, al suo nome i nodi del mare si sciolgono. E quindi lo invocano sempre. Questa è una bella fede, una fede genuina, semplice, ma più che altro direi una vera fede. Allora ecco, la più bella testimonianza è data dalla presenza numerosa dei suoi devoti, che sono certamente immancabili, mai hanno tradito il santo, e oggi ne abbiamo una grande conferma. La fede popolare è davvero un'azione, un riconoscimento dell'azione dello Spirito Santo nella sua Chiesa. Una fede genuina, una fede autentica che chiede di abbracciare quei valori che Sant'Antonio continuamente predica, quelli del Vangelo, dell'osservare i suoi comandamenti, dei suoi valori, della persona del Cristo. D'altronde quando parla Sant'Antonio non fa altro che riferirsi alle parole di Gesù. Io la domanda non so se farla a Padre Mario o a Padre Carlo, insomma ho letto da qualche parte che è la tua ultima festa di Sant'Antonio, dove lo avete destinato? No, dove ancora no, non si sa, perché da poco abbiamo celebrato il capitolo provinciale ed è norma che dopo un periodo insomma, di tempo i frati debbono essere trasferiti. Non si sa ancora, perché c'è ancora tempo per poter decidere una cosa del genere. Certamente insomma dovrà lasciare l'isola, ma con un anche a mio malincuore, perché so di quello che Padre Mario ha fatto qui in questa chiesa, nella sua terra, ha fatto davvero tanto e sarà anche un po' difficile sostituirlo. Io comunque sono un ischitano, certamente mi trasferirò, ma comunque le mie radici restano sempre a Ischia qui.